è una forma di oralità, perché è quella cosa che accade veramente, che parli reali, sul palco scenico, perché accade il regalo oggi, perché non ti dà la proprio si scrive a testo. Come si fa la pasta alla carbonara? Ci sono mille modi per fare la pasta carbonara, ogni romano c'è un modo suo, forse anche tutti quelli che vivono attorno a Roma. La pasta alla carbonara a casa mia si fa in maniera non ortodossa, perché si aggiungono degli ingredienti che altri non mettono normalmente. Io per esempio il vino rosso, infatti mia madre sostiene che la carbonara è carbonara, nel senso che c'è il colore del carbone perché c'è il vino rosso. E quindi facciamo il soffritto col guanciale, senza olio, e si usa il guanciale, non la pancetta come altri, e il grasso del guanciale, che è un po' più grasso della pancetta, non sempre, però mediamente più grasso, e serve per fare questa soffrittura, questo soffritto, però leggero, non deve essere bruciato, non deve essere cotta, la cipolla deve diventare trasparente. Io ci metto la cipolla, altri non ci mettono niente, altri l'aglio, noi la cipolla. Poi da una parte, si mette l'acqua, ovviamente l'acqua con la schiuma dell'acqua di cottura si aggiunge sempre, quando devi fare il sugo, 9 volte su 10 ci metti la schiuma dell'acqua di cottura, migliora. Se fai il riso metti pure la parte l'amido, ma se esagera. E, diciamo, i profani, gli ignoranti, però ci mettono pure la panna e fa veramente schifo. Una cosa con la panna, non so, insomma, la cucina italiana dovrebbe essere bandita. E poi da una parte invece si fa l'uovo intero, sbattuto, con il pepe, da noi si mette tanto pepe, diventa ancora più carbonara. Poi prima di buttare la pasta cotta nella padella dove hai cotto la cipolla o il guanciale, fai sfumare un po' di vino rosso, spegni, butti la pasta, ci butti l'uovo sopra e giri. Così da casa mia si fa la carbonara. Scettico potrebbe pensare che comunque la presenza visibile della rivoltella determina il peso delle mie parole. Infatti per questo che ho cercato una nuova tecnica. Adesso quando partecipo ad una riunione porto con me la rivoltella, ma non la mostro, la tengo in tasca. La tecnica è cambiata, ma le regole più o meno sono le stesse. È cambiata solo la prima regola, diciamo, ovverosia estrarre immediatamente la rivoltella. No, io mi metto seduto e tengo la rivoltella in tasca. Le altre regole non sono cambiate, ovverosia non guardo ovviamente la rivoltella, non parlo della rivoltella, ma ci penso costantemente.